veramente mi riempie il cuore di gioia. E le immagini e i ricordi dei momenti vissuti insieme sono stati tanti. Però stasera è un momento forse il più importante perché segna la separazione e il distacco. E questi sono i miei pensieri. Quanto è triste il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. La dolce malinconia del preludio manzoniano esprime oggi il mio stato d'animo e si addice ai sentimenti che agitano il mio cuore. Separarmi da voi e da tutto quello che idealmente e concretamente rappresentate crea un senso di vuoto, di privazione di un mondo familiare che ha avuto ed ha in me profonde risonanze emotive. La scuola è stata luogo dell'anima, mi ho avvertito forte il richiamo e ne ho fatto motivo e scelta convinta di vita. Il pensionamento non ha mai costituito un obiettivo desiderato, neppure un desiderio fuggitivo. Lo vivo perciò con l'amarezza di una rinuncia obbligata, come la cessazione forzata di un'attività entusiasmante e gioiosa, intensa e gratificante, bella. Lo dico soprattutto ai giovani, alle giovani. La scuola mi mancherà con tutte le sue connotazioni di gaiezza e di continuo piacere. Mi mancheranno i colori e i profumi dei nostri giardini ridenti in primavera. Il rosso dei melograni, il giallo delle ginestre, l'odorino amaro dei prunaldi in fiore. Mi mancheranno gli ulivi, i pini, gli olmi, ma soprattutto è qui. Le voci, i volti e gli sguardi dei miei amatissimi alunni. Mi mancherà quel lume di gioventù che la loro presenza ha tenuto sempre acceso nella mia vita. Conserverò il ricordo del loro sorriso accogliente, della loro tenera richiesta di comprensione e complicità, della loro confidente ed affettuosa corrispondenza, della loro allegria e della loro pensosa serietà. Devo tantissimo alla fresca umanità dei miei ragazzi. Sono stati linfa di giovinezza e fonte inesauribile di alacrità spirituale. Per questo la loro eredità sarà preziosa e pur con qualche vagheggiamento nostalgico servirà a rendere i giorni operosi ed energici e a dare al tempo che verrà pienezza e significato. Ora consentitemi un ringraziamento al Presidente. Arrivò nel nostro liceo, sul giornalino d'istituto, gli affidai l'auspicio di ridare armonia e distensione a tutto l'ambiente scolastico. Conoscendolo bene, ero certa che la mia speranza non sarebbe stata disattesa. I buoni rapporti instaurati con tutti, il rispetto dato a tutti, la vicinanza paterna agli alunni hanno dissolto le tensioni e creato un clima sereno di fattiva collaborazione. Sono sicura che comprenderete questi miei ultimi pensieri, ma sentivo il dovere di riconoscere anche questo merito al mio vecchio compagno di scuola.